Per rappresentare, geometricamente parlando, la moltiplicazione di un monomio, bisogna utilizzare GeoGebra. Per rappresentare la moltiplicazione di un monomio, A per B, bisogna innanzitutto mettere due slider e nominarli, uno A e l'altro B. Dopodiché bisogna inserire una misura minima ed una misura massima, in questo caso il minimo è 0 ed il massimo è 10. Mi raccomando, utilizzare lo stesso procedimento per entrambi gli slider. Dopo aver posizionato gli slider, bisogna pigiare sul segmento lunghezza fissa, cliccare un punto qualsiasi dello schermo ed inserire la lunghezza che si vuole. In questo caso bisogna inserire A, dato che è l'incognita. Infatti, se trasciniamo lo slider che abbiamo nominato A, si muoverà anche il segmento. Successivamente bisogna andare su retta perpendicolare e cliccare prima il punto A e dopo il segmento. E di conseguenza lo stesso procedimento si fa con il punto B. Dopo aver realizzato le due rette perpendicolari, bisogna andare sull'icona con su scritto circonferenza a raggio ed inserire come raggio B, ovvero la seconda incognita. Infatti, se muoviamo lo slider che abbiamo nominato B, si muoverà anche la circonferenza. Successivamente bisogna inserire un punto di intersezione esattamente nel punto dove si incontrano la perpendicolare e la circonferenza. Dopodiché bisogna creare una retta parallela del segmento iniziale, ovvero AB, e creare un altro punto di intersezione per collegare il tutto. Per concludere il lavoro bisogna pigiare sul poligono e collegare tutti i punti.